Bell'intervento, nonostante i 3 minuti in più di Boccia, che saranno ovviamente scalati da lui nelle richieste della legge di stabilità, conoscendolo, perché open source qui c'è poco, perché mi dica Maroni, al di là delle battute, mi era preparato un lungo intervento per raccontarvi le cose fatte e le cose da fare, in modo forse un po' pedante, noioso, un consultivo e un preventivo. Il consultivo delle cose messe in atto, che non hanno risolto tutti i problemi del paese, chi lo dice va curato, ma che hanno oggettivamente cambiato l'agenda dell'Italia. Io ho partecipato a decine di assemblee industriali, specie quando facevo il sindaco nella mia città, e l'elenco delle richieste era sempre lo stesso, è stato per anni. L'IRAP costo del lavoro, la riforma del mercato del lavoro, quello che poi noi abbiamo definito il Jobs Act, il cambio della governance e delle regole istituzionali per andare a superare la divisione tra Stato e Regioni posta in modo sbagliato dalla riforma del titolo V del 2001, tutto un elenco di questioni che oggi appartengono al consuntivo. Può piacere o non piacere, ma questo elenco è un elenco che sta nella lista delle cose fatte. E tuttavia l'elenco delle cose fatte apre ancora una prateria di cose da fare, alcune delle quali saranno in questa legge di stabilità. La riduzione dell'IRES per portarla, questo è il nostro obiettivo, un punto sotto la Spagna, 24%, oggi al 27,5%. Strumenti immediati per poter intervenire sulla competitività, sulla produttività. Un attestato di fiducia alle parti sociali, Confindustria e sindacati. Boccia dice: vi abbiamo chiesto di non intervenire, facciamo noi. E noi diciamo: va bene, poi la giochiamo con il vostro titolo del passato, fate presto, ma noi ci siamo e diamo fiducia a chi ha voglia di mettersi in gioco. E contemporaneamente un meccanismo, quello di Industria 4.0, che rovescia l'approccio tradizionale. L'approccio tradizionale, per intendersi Italia 2015, era quello per cui noi mettevamo i soldi, poi voi facevate i progetti come singoli o più probabilmente come realtà associative. Fatto il progetto veniva valutato e vidimato da una commissione la quale avrebbe dovuto controllare nel dettaglio le scartoffie sia formali che sostanziali. A quel punto il progetto che era stato presentato entrava in un percorso di valutazione che avrebbe avuto un lungo iter di considerazioni positive o negative al termine del quale forse vi sarebbe stato il finanziamento, con il piccolo inconveniente che nel frattempo quel progetto innovativo era già diventato vecchio e che la burocrazia si era mangiata tutta la parte innovativa. Esempio di uno Stato che negli ultimi anni ha pensato di andare avanti con i timbri mentre il mondo andava avanti con i click. Esempio di uno Stato che ha pensato che la libertà si valutasse sulla base del principio di regole uguali per tutti, ma di arzigogolie burocratici impossibili per ciascuno, non rendendosi conto che fuori da qui la semplicità, la leggerezza, la velocità erano le armi fondamentali di chi stava crescendo più di noi. Sarà un caso, ma se dal 2000 al 2015, non sto parlando soltanto degli anni della crisi, l'Italia è il paese che cresce meno degli altri, l'Italia è il paese con il maggior numero di ragazzi che se ne vanno, l'Italia è il paese che presenta alcuni elementi negativi, oggettivi e indubitabili. Questo deriva, secondo me, innanzitutto non dalla scarsa qualità del mondo imprenditoriale, che anzi ha dimostrato, in particolar modo nel settore delle piccole e delle medie, di essere nelle condizioni di far sentire la propria forza, ma dalla incapacità della governance istituzionale e anche della mentalità talvolta degli imprenditori, perché non mi piace fare piangere inutili, ci sono anche degli elementi su cui anche voi dovete cambiare, anche per responsabilità dell'impresa e degli imprenditori, di non riuscire a stare al passo coi tempi. E allora la vera scommessa non è più quella di farvi qui il lungo elenco di cose fatte da fare, mi perdonerete, non ne parlo. Vi vorrei invece parlare con il cuore in mano, italiano fra italiani, e dirvi perché questo è un momento decisivo e delicato. E non per gli aspetti elettorali, referendari, di campagna elettorale, lasciate la stella, mettetela da parte. Parliamo di noi. E parliamone a Milano guardandoci allo specchio. Noi siamo divisi profondamente all'interno del nostro paese. Tra chi pensa che siamo un grandissimo paese per il proprio passato
e chi, immaginando il domani dell'Italia, è assolutamente certo che l'orizzonte che sta nelle nostre potenzialità è un orizzonte fatto di opportunità e di cose positive. Che non vuol dire sottacere le difficoltà, che non vuol dire non parlare dei problemi, ma vuol dire avere uno sguardo carico di speranza e ottimismo sul futuro. Lo stesso che la mattina vi fa aprire le fabbriche, perché non lo fate per il profitto. È evidente che lo fate anche per il profitto e che non siate la fate bene, fratelli, pure realtà prestigiosa a Milano e non solo. Ma il motivo per cui voi la mattina vi alzate, vi spaccate la schiena e cercate di creare dei posti di lavoro è perché credete a qualcosa di più che sia semplicemente il profitto, altrimenti avreste fatto soltanto operazioni finanziarie. Perché vi piace incrociare con gli occhi lo sguardo di chi sta attorno a voi, dei vostri collaboratori, dei vostri dipendenti. Perché siete convinti che facendo così non soltanto date un senso alla loro prospettiva occupazionale, ma anche al vostro modo di vivere. Perché vi hanno insegnato, ci hanno insegnato, e io vi sono grato, e noi vi siamo grati, che quello che rende ragione della propria esistenza, oltre ai valori ovviamente nei quali ciascuno può credere, è l'idea di vivere in una dimensione in cui si è uomini e donne, e non soltanto gente, in cui si è delle persone, non soltanto dei numerini, e in cui il valore sociale dell'impresa diventa la possibilità di creare una società migliore spaccandosi la schiena perché non soltanto i propri figli, ma anche i figli degli altri possono stare bene. È questo quello che rende grande la piccola e media, soprattutto impresa italiana, ma anche la grande impresa italiana. Un sogno, una visione, una capacità di concretezza, legata però a uno sguardo pieno di speranza sul futuro. E allora io sono qui oggi, parlandovi con il cuore in mano, per dirvi una cosa banale. Sono presidente del Consiglio da 2 anni e mezzo. Il fatto che io sia diventato Presidente del Consiglio, non lo dico con una battuta, significa che in Italia tutto è possibile. Qualcuno dice, ahimè. Non vengo da una famiglia importante, non ho quarti di nobiltà. La mia famiglia era una parte della famiglia legata alla terra in Toscana, una parte accolta in questa città, secondo il principio per cui chi ha voglia di lavorare può mettersi a lavorare. E chi ha voglia di mettersi in gioco può mettersi in gioco. Dopo questi 2 anni e mezzo non vengo a farvi il consuntivo delle cose fatte, vengo a dirvi che sono più convinto del giorno 1 delle nostre potenzialità, a condizione che l'Italia smetta di essere la patria delle divisioni e sia la patria della visione. Cosa significa essere la patria della visione? Significa vedere quella cartina, quella mappa, quel pianeta visto dall'alto che Gianfelice ci ha proposto all'inizio. Siamo un puntino piccolino. Ma siamo un puntino piccolino che sta giocando un ruolo che può essere strategico, non soltanto di ponte fra Europa e Africa, ma anche di luogo di bellezza, di straordinaria innovazione, di forza, di qualità. Bisogna accettare di accogliere e guardare la sfida del futuro in modo diverso rispetto a come abbiamo fatto sino ad oggi. Quando Rocca dice nella sua relazione tanti numeri interessantissimi e positivi, c'è un numero che fa male come una coltellata. È il numero dei massimi dirigenti in Unione Europea del nostro paese. Siamo passati da 1 a 2, Gianfelice. Se dovessi guardare con la solita visione vinziana del bicchiere mezzo pieno, direi che abbiamo fatto un più 100%. Però anche in questo caso potreste ricoverare. Anche in questo caso potreste ricoverare. Il punto qual è? Che se su 36 alti funzionari, 37, noi ne abbiamo 2, è il segno che quando siamo andati in Europa noi non abbiamo mai fatto squadra. Lo dico perché per primo critico la mia parte politica, perché abbiamo utilizzato l'Europa per fare i conti con le vicende di politica nazionale, sbagliando anche noi. E allo stesso modo, oggi dico che quando si va in Europa è impensabile che vi sia l'atteggiamento di tifoseria e di ultra, per cui quando il Presidente del Consiglio chiude il semestre europeo al Parlamento europeo, venga accolto da una parte delle delegazioni degli altri partiti che urlano mafia, mafia, degli altri partiti italiani. C'è bisogno di riscoprire l'interesse nazionale, non come contraddittorio rispetto al sogno europeo, ma come elemento costitutivo del sogno europeo.